Ci troviamo con il dottor Giorgio Leoni, sales account della società NLRT Roma, e il dottor Giuseppe Teta, che è responsabile flotte della società Eschini Auto. Che cosa sta facendo la vostra azienda in tema di mobilità sostenibile? Allora, come in tema proprio di mobilità sostenibile, l'azienda Eschini, piuttosto che la stessa Volkswagen, comunque sta investendo molto su quello che è il progetto della mobility green nel futuro, quindi andando poi in convergenza a quelle sono le tematiche che la comunità europea va a imporci anche un pochettino, no? Tramite le leggi che sta facendo, quindi il classico 2035, no? Dove quindi si sta investendo molto su quello che è la mobilità elettrica. Infatti, come possiamo vedere, abbiamo portato appunto una vettura che è la Volkswagen ID.4, che rappresenta proprio quella che è la mobilità elettrica, quindi andando a da una parte abbattere notevolmente quello che è la CO2 che emettiamo all'interno del nostro pianeta, ma dall'altra anche la sostenibilità della ricarica, quindi vedasi le colonnine che per esempio sul tratto autostradale vengono ricaricate anche tramite pannelli solari, o comunque anche a casa pannello solare colonnina, così da poter abbattere sempre più quello che è la CO2 emessa dal pianeta. Quali sono invece le convenzioni che avete offerto all'Università di Roma 3? Allora, noi come lato nel lungo termine abbiamo fatto appunto con una convenzione, diciamo così, per Roma 3 insieme a Eschini Auto, che è leader del gruppo Volkswagen, che è stata sempre una delle aziende più innovative e che ha investito di più proprio sulla nuova mobilità. Per oggi, oltre a portarvi una macchina di presentazione abbastanza importante del gruppo, abbiamo anche dato delle possibilità con altre tipologie di vetture, quindi sempre nel rispetto di quello che sarà una mobilità futura nelle grandi città, sia per neopatentati sia per, diciamo così, famiglia. Infatti abbiamo chiesto proprio il loro appoggio, nonché una sovvenzione per quanto riguarda l'evento, per offrirvi una mobilità a noleggio a lungo termine che vi permette di cambiare senza sforzo la macchina nel più breve tempo possibile e avere un giusto prezzo di mercato. Quali sono i vostri progetti futuri in tema di mobilità sostenibile? I progetti futuri sono proprio nell'andare ad implementare innanzitutto quelle che possono essere le capacità di ricarica di una vettura elettrica, così da permettere alle persone di approcciarsi sempre più ad una mobilità di questo tipo. Dottor Leoni, avrei un'ultima domanda per lei. Prego. Come muoversi a Roma, specialmente in maniera sostenibile? La mobilità all'interno di Roma sta cambiando, tant'è vero che la zona verde è stata ampliata. Già andando in giro possiamo vedere i cartelli e ci dico: tu da qui, se c'è questo tipo di macchina in questa zona, non entrerai più. E rispetto alla zona verde che c'era prima è stata ampiamente allargata, quindi questo è un problema che sta un po' investendo e su cui ci abbiamo giornalmente tante richieste da chi abita nella città. Questo che cosa vuol dire? Che è vero che dobbiamo cambiare, però è vero pure che questo cambiamento dovrebbe essere un attimino aiutato, nel senso che non tutti si possono permettere di fare questo salto quando abbiamo una grande città con i costi che abbiamo normalmente. A mio discapito direi che nelle grandi città meno macchine abbiamo e meglio sarebbe, quindi magari potenziare i tratti urbani, la flotta urbana, quindi autobus, metro, però sappiamo tutti delle difficoltà che ci sono. Oggi possiamo comunque venire incontro, grazie a quello che noi offriamo, alle esigenze anche delle persone che hanno bisogno di cambiare la macchina senza avere dei costi eccessivamente grandi.